stata confermata quella già esistente. Che sarebbe chi compone la giunta? Il geometra Caiafa come vice sindaco e Gianna Giudice, la sindacalista Gianna Giudice come assessore. Nel quinquennio prossimo, più che alle opere pubbliche, diciamo che abbiamo intenzione di lavorare su tutto un qualcosa di immateriale, su quello che è la comunità, lo spirito collettivo, di creare più delle iniziative di aggregazione e di promozione del paese, diciamo. È più difficile sotto tanti profili rispetto a quello che è le opere pubbliche, diciamo, quando parliamo di questioni più immateriali è un po' più complicato, si richiede il coinvolgimento delle persone. Cercheremo di intraprendere un percorso che non può che essere lungo e faticoso, ma io sono confidente, come tutte le altre cose, che col tempo riusciremo a raggiungere anche questi obiettivi. Noi siamo partiti da un presupposto di fondo che mancava, cioè migliorare l'attrattività del paese in quanto tale, del nucleo abitato, che era, come dire, un po' abbandonato a se stesso. Oggi questo percorso non è terminato, ma è sicuramente a buon punto. Noi già oggi abbiamo un certo riscontro. Il problema, come dire, comune un po' a tutti i comuni nostri, sia interni sia quelli marini, è la brevità della stagione. Ovviamente nelle 3 settimane di agosto centrali c'è il tutto esaurito anche a Torre Rosaia. Molti, ci sono una buona parte di un turismo di ritorno, però c'è un turismo anche esterno di persone che sempre di più chiedono di stare, anche se vengono qui al mare, di stare in un paesino più in collina, dove si vive più tranquilli, dove la sera c'è una vita un pochino diversa. Però il problema è cercare di allungare la stagione, come avviene per il mare e anche per noi.